Trovare il taglio giusto, è questo quello che io posso consigliarvi. Fatevi consigliare da un bravo parrucchiere rispetto al vostro viso, perché non è detto che sia il corto, può essere anche quello medio, adesso vanno tantissimo i long bob. Quindi trovare il taglio giusto è il primo passo. E poi il colore. Io sono una mora molto scura, diciamo il mio colore naturale è quello, però ho trovato questo biondo dorato che mi fa sentire meglio, mi fa sentire più luminosa, più energica. Già al mattino quando mi vedo allo specchio mi sento già piena di energia. Quindi anche il colore è molto importante, trovare il vostro colore. Io penso di averlo trovato, forse non ho una bionda dentro, chissà. Come prendersi cura dei capelli? Ci vuole tanta, tanta, tanta pazienza. Soprattutto bisogna usare i prodotti giusti e anche quelli magari fatti in casa. Perché ad esempio io uso tantissimo mettermi l'uovo in testa. Sembra una cosa bruttissima, però in realtà aiuta molto perché l'uovo è ricco di aminoacidi. Lo sapevate questo? Gli aminoacidi sono la base delle proteine di cui è composto il capello. L'altra strategia che vi posso dare è quella di cercare di usare meno possibile phon e piastra e usare i prodotti giusti quando dovete proprio utilizzare sia il phon che la piastra. Per Natale secondo me vince un po' di brillantini, sia nel trucco che nei capelli, qualche coroncina, qualche fermaglietto. Sempre acconciature, le trecce vanno tantissimo e il mosso anche, mi piace da morire. Infatti anche oggi l'ho fatto perché sono sempre liscia, allora per cambiare un pochino. Ciao a tutti, allora siete pronti per le feste? Un piccolo consiglio, a Natale di solito sta con gli zii, i parenti, le nonne, quindi usiamo un look più sobrio, un look un po' più classico magari, però a Capodanno ci sbizzarriamo. Io consiglio di fare, non so, delle acconciature, magari spruzzare un po' di lacca, queste tutte glitterate, perché bisogna brillare. Quindi mi raccomando, brillate, buon Capodanno, buon Natale, ciao!